Federica Fabriciani adesso è dottore magistrale, sarà uno degli utenti facilitatori, si lascia alle spalle un percorso difficile che però ti ha portato comunque ad essere quella che sei oggi. Sì, esatto, diciamo che è tutto cominciato molto bruscamente perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nessuno si sarebbe mai aspettato la mia malattia, però diciamo che quando poi riesci a capire che l'ingranaggio giusto è quello di prendere al volo l'aiuto poi alla fine che ti viene dato non tanto da familiari o amici ma quanto proprio dal Dipartimento di Salute Mentale dove io mi curo, quindi dottore operatori, allora capisci veramente cosa devi fare per poter finalmente migliorare la tua vita. Tu trasferirai questa tua esperienza ad altre persone che adesso vivono il problema. Credo che lo scoglio più difficile, io non lo so, non l'ho vissuto per fortuna, ma sia la diffidenza delle altre persone. Come hai superato questo ostacolo? Sinceramente, guarda, è una cosa un po' strana, ho smesso di parlarne, nel senso, visto che molte persone non si accorgevano del mio problema, non ne ho fatto più un baluardo per essere considerata, però ho cercato di lottare soprattutto, diciamo, tra virgolette, privatamente, fino ad arrivare ad oggi dove non mi faccio più il problema di far sapere poi alla fine. Tu per prima non sei una vittima? No, l'importante è capire che non lo sei, anzi semmai proprio parlando anche del discorso degli autofacilitatori, proprio anzi capire che può essere anche il motore il tuo problema per poter non essere più una vittima e non fare più essere vittime gli altri. Un importante traguardo anche perché abbiamo sentito che questo è un progetto pilota non solo in Toscana ma mi pare di capire anche in Italia. Sì, diciamo che è una prova, ecco, è una prova dove sono proprio convinta che tutti ci metteremo proprio a lavorare per cercare poi alla fine di dare prova concreta che questa cosa funziona e poi di trasferirla in altre non solo città ma anche regioni italiane, quindi.